Salve, benvenuto sul canale della Papera Carina. Oggi ti racconto di una mia carissima amica, Peppa. Peppa è una gallina, come puoi vedere, ma lei pensa di essere un pavone e in effetti devo essere sincera, insomma, non me la sento di dirglielo, ma lei del pavone non ha neanche una piuma. Dunque, lei è nata semplicemente da un uovo. Un uovo un po' strano però, perché in realtà mancava il padre, la madre, i fratellini, insomma una famiglia normale, ma Peppa era lì, era in un uovo in mezzo a tante uova, in un cassettino tiepido e si stava bene. Era un po' come quando voi affilate le bottiglie o le lattine di birra in un frigorifero. Quel frigorifero però era caldo e si stava benissimo, tant'è vero che Peppa pensava che fosse una camera d'albergo di extra lusso, ma io insomma avevo i miei dubbi. Comunque, per farla breve, veniva ogni tanto Giovanna e Michele, il microbiologo, e ci rigiravano letteralmente come un pedalino e maneggiavano continuamente alambicchi e provette tutte colorate, ma noi non abbiamo mai capito perché facevano tutto questo. Comunque, la storia di Peppa continua nel fatto che lei contava i giorni. Il giorno della sua nascita era ormai imminente ed eccola qui, qua con i suoi fratellini, proprio nel giorno in cui è nata. In realtà fu una cosa strana, il fatto che insomma al piano di sopra nacquero dei pulcini un po' strani, mentre io, ecco, le mie sorelle, siamo nati al piano di sotto. Dunque, ecco, vi lascio anche le foto del mio primo bagnetto, di un giro in piscina e la mia laurea. Peppa aveva sempre questo sguardo un po' arcigno, ma nel frattempo era diventata una bella gallina, ma in realtà era caduta dalle stelle alle stalle, perché un uomo l'ha caricata su un furgoncino e l'ha portata in un posto sconosciuto. Beh, in effetti Peppa cominciò a pensare che era arrivata alla fine dei suoi giorni. Se vuoi sapere come continua la storia di Peppa, ti do appuntamento al prossimo video e ci rivediamo presto. Ciao!